ricca o magari di caffeina, prodotti comunque stimolanti, e sinefrina, che è un prodotto anch'esso stimolante sul sistema nervoso, anche se meno sul sistema cardiovascolare, e ovviamente da persone che hanno qualche problema, cioè cardiopatici, ipertesi, oppure delle persone particolarmente ansiose o emettive, devono essere consumati con estrema attenzione e moderazione. E quindi a questo punto magari è meglio optare verso la scelta di altri integratori che aiutino comunque a dimagrire, ma non abbiano queste caratteristiche di stimolazione dell'apparato cardiovascolare o del sistema nervoso. E quindi se queste persone volessero utilizzare, che tipo di integratori in alternativa avrebbero? Ecco, allora, invece che usare questi termogenici che funzionano appunto alzando il metabolismo, si possono usare degli integratori che tendono a orientare il normale metabolismo verso il consumo preferenziale dei grassi piuttosto che di altri nutrienti quali gli zuccheri. Noi sappiamo che quando facciamo attività fisica possiamo consumare sia i grassi che gli zuccheri. In generale si dice che si fa attività aerobica per consumare i grassi. Non è proprio così. L'organismo più facilmente, anche durante l'attività aerobica, tende a usare i carboidrati, gli zuccheri a scopo energetico, perché è più facile, sono di rapido utilizzo. Invece, tramite determinati integratori, noi possiamo forzare un po' il nostro organismo a bruciare di più proprio i grassi anche che abbiamo di deposito, tipo quelli della nostra pancia. E questi integratori quali sono? Prima di tutti la carnitina, di cui tutti ne abbiamo sentito parlare, perché tra l'altro questa addirittura ha un effetto benefico per i cardiopatici, perché è nata proprio come un prodotto per i malati di cuore, proprio perché utilizza, diciamo così, come sostrato energetico i grassi e fa sì che anche il cuore riesca a usare questi e quindi avere un beneficio dal punto di vista energetico. Un altro integratore estremamente benefico, che però aiuta a bruciare i grassi, è l'acido lipoico. A me questo integratore veramente piace moltissimo perché ha vari aspetti. Il primo aspetto è un antiossidante, quindi contrasti radicali liberi. Il secondo aspetto è un ipoglicemizzante, cioè normalizza la glicemia e quindi ha un effetto antidiabetogeno. Pensa che in Germania addirittura lo usano per la cura appunto del diabete, piuttosto che le pillole e le medicine usano questo integratore. Terzo aspetto, dosaggio un po' più alto, favorisce proprio l'utilizzo dei grassi a scopo energetico e quindi ovviamente con grandi risultati. Quindi, cari amici, come avete visto, oltre ad applicare uno stile alimentare sano, attività sportiva, c'è anche la possibilità di migliorare il tutto con gli integratori, quindi per tutti, ovviamente giusti. Settimana prossima non mancate, perché sarà una settimana con un argomento molto interessante e importante sia per gli uomini quanto per le donne. Ciao!